Mi chiamo Angela e sono di Ravenna. È l'amico di mio fratello, mi ha rovinato la vita. E questa è la mia storia. Cominciamo. Io e mio fratello abbiamo avuto sempre un rapporto bellissimo. I miei genitori, anche se non ci facevano mancare niente, non sono mai stati troppo amorevoli. O perlomeno con me, vedete? Loro erano molto amorevoli con mio fratello. Io ero un po' la pecora nera, nonostante non ho dato mai problemi. Nonostante fossi quella che ha studiato. Ma a casa nostra spesso veniva questo amico di mio fratello. Era un ragazzo che faceva uso di sostanze stupefacenti, un ragazzo che beveva. E dietro di lui mio fratello ogni tanto si perdeva, nonostante io gli raccomandassi spesso di non stare con lui. A 21 anni mi ero da poco lasciata con un uomo sposato. In realtà una storia è mai iniziata. Mi ero innamorata di quest'uomo perdutamente, la cosa si era venuta a sapere. Stavo nella mia camera, stavo male, piangevo. A un certo punto bussò questo ragazzo. Era tornato insieme a mio fratello era ubriaco, fracido, non si reggeva in piedi. Lui mi chiese se poteva entrare, io dissi di no, che stavo male, ma lui senza ascoltarmi chiuse la porta dietro di lui e mi saltò addosso. Nel mio letto, nella mia casa, con la mia famiglia e mio fratello di là. Mi mise la mano sulla bocca, io cercavo di liberarmi, di urlare, ma niente. Abusò di me. Mi disse, visto che ti piacciono gli uomini sposati, vuol dire che sei una ragazza facile e te lo meriti. Come se non fosse successo niente, si alzò, si abbottonò i pantaloni e mi disse: non lo dire a nessuno, tanto, nessuno ti crede. Tu sei una donna facile. Lui chiuse la porta e una parte di me penso sia morta insieme a quella stanza. Mi ricordo che mi alzai, mi lavai, mi strofinai così forte che ero diventato tutto rosso. Non ho detto mai niente a nessuno. Rossella è la prima persona che lo sa, e anche l'unica. Voi sapete il racconto, ma non sapete io chi sono. Ci ho messo tempo a togliermi i pensieri brutti dalla testa. Lui continuava a frequentare casa nostra come se niente fosse. E all'inizio mi avvicinai a mio marito proprio per questo motivo qua, per scappare da lui. Ma mio marito è una persona speciale. Adesso abbiamo dei figli e io con loro sono molto protettiva. Cerco di dargli tutto quell'amore che non ho mai avuto e soprattutto cerco di non fare differenza, perché i figli certe cose le sentono. Ho vissuto tanti anni della mia vita per cercare di compiacere i miei genitori, ma non era mai abbastanza. Era sempre troppo poco. E per questo, per tanto tempo, mi sono sentita una donna sbagliata, non all'altezza. Non ho denunciato perché tanto lo sapevo che nessuno mi avrebbe creduto. Ero la pecora nera della famiglia. Mi avrebbero detto che me la sarei cercata io. Nessuno mi avrebbe aiutato. Lo sapevo già. Ma alla fine, adesso ho una famiglia bellissima. Quel brutto episodio sta nel mio cuore, là purtroppo certe cose non si dimenticano, ma sono andata avanti e adesso sono una donna felice. Buona vita.